Facciamo l'ultima scannatina? Guarda come passiamo il bimbo, eh! Ha detto, oh, cos'è, un aereo? No, è una Street Triple RS. Metti il casco. Andiamo a provare la Street Triple RS. Questa è cattiva di brutto. Questa è cattiva. Questa è da pista. Salgo? Sali. Allora. Stacca un po' più avanti la frizione, ha fatto una mezza sfollata. Vedi, questa qua è più... sei più in su. Allora, siamo sulla Street Triple RS, il modello di punta, che costa un po' più della 09, costa circa 13.000 euro, forse li passa addirittura i 13.000. È un 3 cilindri, ha 123 cavalli, se non mi sbaglio, e a differenza della 09 ha un'impostazione molto più da corsa e da pista. Infatti è molto più caricata in avanti, e tendi molto meno a stare dritto e sei molto più sdraiato. Io sono più in alto. Tu sei più in alto, com'è il sellino? Come ti sembra? Più comodo. Più comodo? Ma sei più comodo tu come postura o più comodo proprio il sellino? Allora, il sellino è un po' più comodo. Sono più... non sono così rannecchiata come prima. Sono seduta, mi sembra normale. Prima ero un po' più zainata. Ok, sì, ti sentivo che eri un po' più zainata. Adesso vediamo un po' come se la cava. Ma che sound fa? Hai sentito il sound? No. No? No. Fammi vedere se ho la roba pulita. Cosa? Non lo so. No, non capisco se ho la telecamera pulita o sporca. Ha un moscerino proprio in centro. Spero di averlo preso di recente. Sei pronta? Fammi sentire il sound! Com'è? Tanta roba. Bello il sound di questa. Bello. Lui non ha lo scarico. E lui ha lo scarico originale. Pensa a mettergli un bello scarichino di quelli giusti. Allora, il motore è un'emozione. Nel senso che quando inizia a spingere, spinge più in alto della 09. Quindi fino a un certo punto si sente un po' vuoto. Sicuramente, a meno coppia in basso. Però quando inizia a prendere i giri, mamma mia. Dai giri bassi, se aprite, il motore fa infatti un po' più fatica a salire rispetto alla 09. E questo in teoria perché il motore non è crossplane, quindi gli scoppi sono più regolari. Tra l'altro questa verniciatura bianco perlata è veramente bella. Guarda come brilla la vernice. Sì. Tanta roba. Vediamo di fare inversione, che andiamo a fare due foto. Ah, guarda che c'è una rotonda lì. Così vediamo anche come fa le rotonde. Ma questo è il cambio... Questa moto, come la 09, ha il quick shifter, quindi ha il cambio elettronico, e come la 09 di serie c'era solo in salita. In realtà c'è un modo, mettendo una centralina aggiuntiva, per mettere il cambio anche in scalata, però di serie c'era solo in salita. Credo che l'unica moto, le uniche due moto di questa fascia, questa categoria, che hanno il cambio elettronico sia in su che in giù di serie, sono il Duke 790 e la Brutale. Mamma mia! Senti qua come canta! Mica bellissima! Si sente il motore, eh? Questo non è tanto il suono dello scarico, mi sa che è più il suono dell'aspirazione dell'aria dentro nel motore, che è ancora più bello, è ancora più cazzuto. È un... tanta roba. Mi
visto che non sono cresciuto dal test ride di prima, sono sempre 1,72 purtroppo, e questa è un po' più alta della 0,9, infatti tocco un po' più in punta, non tanto in punta, però è un po' più alta, sarà almeno 1,5 cm in più la sella. Lo sto dicendo senza sapere minimamente le statistiche della moto, sto andando così a intuito. Facciamola vedere da giù. Allora, la moto è questa, Triumph Street Triple RS, nella colorazione bianca. La linea, a vederla così, è molto bella. L'unica cosa che personalmente non mi piace sono i fari, perché sono molto particolari e sono alla fine la peculiarità delle Triumph, che sono questi due fanali simil tondi. Adesso li hanno un po' fatti non più tanto tondi, però sempre è stata abbastanza tonda il fanale anteriore delle Triumph, e diciamo che vi deve piacere. A me non fa impazzire l'anteriore proprio a livello estetico, però se dobbiamo parlare di ciclistica, di motore, tanta roba. Sì, è una bella moto, e la posizione di guida è un po' caricata in avanti, infatti si vede che il serbatoio è bello lungo. Luna ha detto che nonostante sto sellino sia molto striminzito, è più comodo di quello della 09, che non l'avrei mai detto sinceramente. Lui ha anche il monoposto, che ovviamente rende la linea ancora più cazzuta. Lo scarico originale comunque c'è un bel buco, eh. L'unica cosa che ovviamente, essendo catalizzato, ha sotto tutto questo bombolone catalitico che mangia sia potenza e poi strozza un po' il motore. Maledetta Greta e le sue emissioni. Se ci fosse uno scarico racing senza il catalizzatore, farebbe un sound ancora più da criminale. Anche qui le sospensioni sono belle serie, top di gamma, mono Ohlins con il serbatoio a gas. È un po' rigida, rispetto alla 09 è un po' più rigida, e essendo un po' più caricata in avanti, se fate strade tanto sconnesse, secondo me ora di sera sui polsi la sentite questa rigidità. Cos'altro dire? Luna, provalo tu e dici com'è per chi è un po' più basso, perché se siete mediamente bassi va abbastanza bene, ci toccate senza problemi. È più caricata in avanti e ci tocco un po' meno, però ci tocchi comunque. Sì, come con la mia che ci tocco con in punta e con l'altro no. No, come si fa a accendere? Bisogna girare le chiavi, bisogna controllare di essere in folle e poi sì. Questo. Sì. Prova a tirare la frizione. Ok. Ti piace? Sì. Tanta roba. È bella. No, sto sound qua mi piace un sacco. Ma anche con non avendo lo scarico mi fa rumore bello, bello, tanta roba. Che vederla, cioè anche di così, è veramente bella. E se la guardi da davanti, che non mi piace. È una questione molto di gusto. Facciamo un'altra scannatina e gliela riportiamo. Vediamo se riusciamo a cambiare le mappe mentre andiamo. Penso di aver messo la sport, ma non sono sicuro. Sì, ho messo la sport. Mappa sport inserita. Andiamo a fare un allunghino. Mamma mia. Mamma mia. Allora, la sto guidando da 10 minuti, i polsi non mi fanno male per niente, mentre quando ho guidato il CBR al raduno, dopo 10 minuti avevo i polsi e i tendini devastati, quindi nonostante la posizione di guida sia un po' caricata in avanti, non è così caricata in avanti come una sportiva ovviamente, con i semimanubri, ma è comunque una posizione che ti permette di essere comodo. E le sospensioni sono un po' più durette di quelle della 09, ma ciò nonostante non sono abbastanza dure da dover dire aia che mal di culo, che scomodità. No, poi vero è anche che arriviamo da una moto molto rigida, molto scomoda, dove le sospensioni ci sono e non ci sono, sembra più che altro di andare su una tavola di legno, quindi diciamo che già avere delle sospensioni ci sta. Io la scomodità di cui ho sentito parlare nelle recensioni di moto.it sinceramente non la sto avvertendo. Ah, dicevano che era scomoda? Dicevano che era molto troppo caricata in avanti, troppo pistaiola, e quindi era troppo scomoda da usare nella guida quotidiana. Io trovo che
Abbiamo motore! Mamma mia! Che suono! Paura! Paura vera. Ah, è andato via il sole, è entrato in modalità scura. Guarda che figo nero. Display a colori a differenza della 09, che è un display monocromatico. Qui abbiamo un display a colori simile a quello del Juke 790. Molto bello. Guarda che bello. Mi piace un sacco, molto bello questo display. Vero è che mentre andate non è che badate molto al display, però quando vi casca l'occhio ripaga la vista. Senti come viene dietro bene. Questa qua sulle curve deve essere uno spettacolo. Senti come segue i movimenti del corpo. Di brutto, risponde subito a qualsiasi cosa fai. Ma qua è la ciclistica, quando la ciclistica è buona. E poi, cioè, tipo in rotonda io ogni volta col mono, cioè, scoppiato tipo tutto. Beh, è un motore anche questo molto fluido, molto lineare, che riprende da in bassissimo. Se volete, guarda, metto la sesta 80 all'ora. Penso a fare uno spostamento di, non so, 100 km di statale. Vabbè, magari 80 all'ora è un po' pochino. Fai 90 perché superstrada, Valassina, qualunque cosa. Supponi di voler rispettare i limiti, sei a 90. Sentila come anche questa è fluida e lineare, non vibra. Ecco, forse qui se devo fare tante ore un po' piegato, magari la schiena un po' la pago, però il motore non stanca. Senti com'è liscio. E questa qua fa la differenza tra farti un viaggio e tornare devastato con il Parkinson e farti un viaggio tornando relativamente rilassato. Comunque in sesta apri. E apre senza problemi, Mi piacerebbe farci qualche curva in montagna con questa per vedere come viene su. Sono sicuro che verrebbe su veramente cazzuta. Adesso facciamo inversione e riportiamola al proprietario, che ce l'abbiamo tipo da 20 minuti. Facciamo l'ultima scannatina. Guarda come passiamo il bimbo, Ha detto, oh, cos'è, un aereo? No, è una Street Triple RS. Facciamo una partenza con i ragazzini? Si è alzata Luna. Ho visto, cioè ho sentito. Che bella. Adesso ho messo sport, ho aperto qua, si è alzata. Mi sono un po' cagato sotto. Sì, non lo so quanto, si è alzato, ho lasciato, ho detto vabbè. Si alza tanto così, poi dopo interviene l'anti-wheeling e la butta giù. Mi è piaciuta un sacco. Ho fatto un bel po' di avanti e indietro. Da come sentivo le recensioni, è rigida, è scomoda. Cioè, non sentite di tutto, è troppo caricata in avanti. È un po' caricata in avanti, è un po' rigida. Ma fai i 600 km, sarà un po' scomoda. Cioè, ma niente più di quello, Però mi è piaciuta un sacco. È piaciuta anche lei, ha tirato un paio di urli. Beh dai, per questa recensione è tutto. Ci vediamo quando proviamo l'MV. Ciao fans. È passato qualche mese da quando abbiamo provato la Street Triple, nel mentre c'è stato anche EICMA e abbiamo visto il modello che uscirà nel 2020. Allora, la cosa che meno ci è piaciuta esteticamente, ma è la caratteristica delle Triumph, cioè è quella, o lo amate o lo odiate, sono i fari, che già in questo modello 2017-2019 hanno già cercato di fare un po' più allungati e meno tondi. Effettivamente già lo sguardo era un po' più cattivo. Nel modello che uscirà quest'anno, quindi nel 2020, che abbiamo visto EICMA, li hanno fatti ancora più ovali e meno tondi, quindi sembra ancora più cattiva e è rimasta la cosa classica delle Triumph, ma un po' meno. Quindi anche a chi non piace il fanale tondo, insomma, stanno cercando di trovare un compromesso, perché secondo me si sono resi conto anche in Triumph che quel fanale lì sì era la caratteristica principale, ma non a tutti piaceva. Esatto. E quindi molte vendite secondo me se le bruciano così. Anche se poi la moto ha un motore della Madonna, ha una ciclistica pazzesca, ha un sacco di robe fighe tipo le sospensioni, ha già i tubi in treccia, la pompa radiale, il freno davanti, insomma ha tante robe, un display fighissimo, 6 pollici e mezzo colori, ha tante cose belle,
però poi quei fari lì, cacchio, quindi... sono particolari, però tipo a me non piacciono, non è una cosa soggettiva. Sì, soggettivo. Quindi gran moto, peccato per i fari. E qualcun altro dirà gran moto, fari spettacolari. Esatto. È una questione di gusti. Esatto. Detto questo, niente, a noi piace un sacco provare le vostre moto, quindi se volete che proviamo anche la vostra, scrivetecelo e ci organizziamo. Più facile se venite a fare un giro con noi e durante il giro, esatto, ce la fate provare. Bene, per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo test ride. Ciao, ciao fans!